Buongiorno, oggi il solito video della domenica presa con le bombe, ma non importa. Allora, tra le cose, sapete che mia mamma è venuta a mancare anni fa, tra le cose di mia mamma ho trovato dei proverbi, delle cose molto strane che poi senza aver fatto apposta con gli anni io le ho dette, le ho fatte nei video. Ad esempio, a lei piaceva scrivere ste robe. Ora voglio farvi capire un attimo la mentalità della... Non so perché abbia scritto 84. Queste sono tipo barzellette in cui lei scriveva anche... Ah, no, ci sono anche dei segni zodiacali. Allora oggi facciamo... l'oroscopo ignorante. Ariete. L'Ariete vive nel presente, agisce sotto l'ispirazione del momento. Del moment. Momentol. Va soggetto a colpi di fulmine, non è insensibile all'odulazione. Tra parentesi, funari. Funari, se non ricordo male, è un vecchietto avvocato, mi sembra, o comunque un politico, una roba del genere, che c'ha la moglie giovanissima. Vabbè. Toro. Il toro è un conservatore e un materialista. Ama la vita comoda, possiede il senso degli affari, è un amante ricercato. Vittorio Sgarbi. Ha messo sempre tra parentesi. Toro e capra non fanno un bel connubio. Gemelli. I gemelli cercano sempre di affrontare le cose di petto, sono nervosi, sempre in movimento. Mi sembra di sentir parlare proprio mia mamma, forse ha fatto lei sto cazzo di oroscopo. Ma sono anche sensati e come amici o amanti sanno esercitare una proficua influenza. Tra parentesi, Mike, buongiorno. Cancro. Il cancro si offende facilmente, ama il focolare. Si considera il difensore della famiglia. È molto riflessivo, sensibile e timido. Gli piace l'amore e la buona cucina. Tra parentesi, ha messo Hesse, Hermann Hesse, filosofo, Leone. Il leone esercita una spiccata forza d'attrazione, gli si può accordare fiducia, è affascinante, ricco di calore umano, onesto e simpatico. Aspira all'amore e apprezza l'erotismo. Vabbè, niente. Io sono ascendente leone, comunque. Scorpione ascendente leone. Vergine, la Vergine ha tendenza a condurre una vita casta, non lo cavaria mai dito, è prudente, dotata di spirito pratico, aspira continuamente alla perfezione, che do coglioni, par cui non so Vergine, è mediamente intelligente, modesta e gentile, non leggo il nome che c'è scritto tra parentesi, non devi evitare i casini, e ora... Magari in forchetta qua al foglio. Bilancia. Occhio. La bilancia presenta caratteristiche spiacevoli. Ora capirete alla fine perché. È facilmente suscettibile, disposta al compromesso, sentimentale ma ricca di fascino, facilmente influenzabile, avverte la necessità di piacere. Tra parentesi Berlusconi. Capito tutto. Scorpione. Lo scorpione ha tutte le qualità dell'amante. In effetti è il più erotico di tutti i segni dello zodiaco. È animato da forti sentimenti e spesso cade negli eccessi. Ok. Sagittario. Il Sagittario è un perfetto viaggiatore. Un giocatore accanito, ama la ricchezza, è molto impaziente. La routine quotidiana lo annoia. Sano atteggiamento nei riguardi dell'amore. Capricorno.
Il Capricorno è spesso prudente, equilibrato, il suo senso dell'economia potrebbe trasformarsi in cupidigia, è particolarmente intelligente e appartiene ai segni particolarmente sensibili all'amore. Acquario. L'Acquario è un individualista che ama tuttavia unirsi agli altri, grande spiritualità e ipersensibilità, manifesta scarso interesse per l'erotismo. E tra parentesi ha scritto Ridge, quello di Beautiful. Che poi l'hanno tolta adesso da Beautiful. Vabbè. Pesci. Il pesce è fritto. Il pesce è tollerante, simpatico, amabile, romantico. No, dopo un'altra depino. Possiede molto intuito ed è sempre dotato di grande fascino. Sa trarre esperienza dai suoi rapporti col prossimo ed è proprio questo che gli altri gli invidiano. Basta, sono 12 segni, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Ho sbagliato qualche conto, però comunque. Questo era l'oroscopo originale. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, vi prego. Se ci ha azzeccato poi qua ho altri fogli suoi, ditemi se vi volete che ve li legga, se siete incuriositi da questo modo di pensare. Fatemi sapere. Un bacione.